Allora, insomma, delle giornate professionali molto particolari, perché insomma, qui a Riccione, perché si parla comunque di ripartenza, si parla di mesi molto, molto cruciali, ecco, proprio per il sistema cinema, per la sala, insomma, dopo un anno e mezzo difficile. Qual è la sensazione, magari anche l'emozione, di tornare al prodotto e di, come dire, interfacciarsi di nuovo con gli esercenti e con le sale? È un'emozione forte, io mi sono emozionato, devo dire, perché è un'edizione speciale, perché l'anno scorso non ci siamo stati, non ci sono state tante cose, e, insomma, ho apprezzato che ci fosse tanta gente, cosa che non pensavo, perché penso che ne abbiamo bisogno tutti, ne hanno bisogno tutti gli operatori del settore. Ho sentito tanta voglia, ho sentito più voglia che paura. Il che mi sembra una cosa positiva. Poi penso che tutti sappiamo che ci sono dei pericoli, delle sfide, che è un mercato a cui bisogna adattarsi, però ecco, veramente mi viene da dire che ho sentito più voglia di fare, di ricominciare, che paura di quello che succederà. Questo mi sembra un segnale più importante. Assolutamente un'ottima cosa. E tra l'altro, voi rappresentate comunque BIN tradizionalmente anche il cinema di qualità, che è quello che vuol dire che magari ha più facilità a trovare un rapporto con un pubblico fedele e delle sale fedeli, che però è magari anche la sfida più grande, quella comunque di riuscire comunque a avere la centralità della sala, continuare a avere la centralità della sala. Voi ci credete in questo? Completamente. Io credo che questa pandemia e questa crisi abbia accelerato dei processi che erano già in atto, delle tendenze che erano già in atto nel mercato. Quindi non le ha peggiorate o migliorate, le ha solamente accelerate. Però penso che soprattutto per una società indipendente che fa anche cinema di qualità, la sala rimane fondamentale, altrimenti diventa un altro mestiere, altrimenti uno compra e vende film, diritti, è completamente un'altra cosa. Per chi fa il nostro mestiere, vendere è un'opportunità, essere stati in grado di aver prodotto che si poteva vendere nel periodo della pandemia è stata un'ottima cosa per resistere, però noi dobbiamo continuare a distribuire dei film in sala, altrimenti cambiamo mestiere, uno fa un'altra cosa. E parliamo invece di titoli, appunto. Cosa ha presentato BIM per i prossimi mesi? Dunque, noi nei prossimi mesi, io ho presentato 6 film che escono da qui a Natale e poi anche alcune delle anticipazioni. In generale, noi abbiamo 2 linee. Abbiamo una linea di cinema d'autore, che è quello che va dalla tradizione classica della BIM fino al recente The Father, che è stato uno dei successi di questa estate. E poi abbiamo una linea di film che si rivolgono a un pubblico più ampio, perché naturalmente c'è bisogno anche di quello e perché, come dire, di differenziare un po' il prodotto, secondo me è una strategia corretta, soprattutto in un mercato molto, molto buono, molto competitivo e molto complicato. Quindi abbiamo dei film, ad esempio abbiamo Falling, che è il film di Viggo Mortensen, esordio alla regia, è stato paragonato all'esordio di Clint Eastwood. Abbiamo The Duke, che è il film di Roger Michell, una commedia inglese, mi viene da dire veramente perfetta, e Billie Holiday, un grande affresco americano. Poi abbiamo però anche Ice Road, che è un film con Liam Neeson, un classico action movie che percorre una strada ghiacciata per salvare dei minatori, un film di animazione con un forte tema ambientale e una commedia spagnola con Javier Bardem. Insomma, cerchiamo di coprire un po' diversi ambiti, perché io che adoro il cinema d'autore, credo però che, cioè, bisogna sapere anche fare altre cose, quindi la BIM cerca di posizionarsi sui diversi segmenti.